Cari amiche e cari amici, grazie come sempre per il sostegno morale e non solo, perché desidero essere io a ringraziarvi. Fintanto mi spronate a continuare nella ricerca di frammenti che nascondono il passato infangato da menzogne che sono diventate credo nel sistema di insegnamento di regime. Faccio un preambolo prima dell'argomento. È in programma il viaggio per oltrepassare la Luna senza allunaggio per il 2024, ma tutto ciò rimane un grosso problema. La cintura di Van Allen. Lo afferma un ingegnere della NASA. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. Radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. Naturally, we have to pass through this danger zone twice, once up and once back. Ma ricordate lo stupore dell'astronauta Alan Bean? Chiediamolo all'astronauta dell'Apollo Alan Bean. Nessun effetto dannoso con la cintura Van Allen? No, non sono sicuro che siamo andati abbastanza lontani per incontrare la cintura di radiazioni Van Allen, o forse l'abbiamo fatto. Iniziando ad un'altezza di 1000 miglia ed estendendosi per oltre 25.000 miglia, ci sono le letali bande di radiazione chiamate la cintura di radiazioni di Van Allen. Ogni missione spaziale nella storia con esseri umani a bordo, sia degli Stati Uniti che dell'Unione Sovietica, dalla prima del 1961 al presente, sono stati ben al di sotto di questo campo di radiazioni. Mercury, Gemini, Soyuz, Skylab, lo Shuttle hanno mantenuto un'altitudine ben sotto le 1000 miglia, tutte eccetto l'Apollo. Ma non so la distanza dalla cintura delle radiazioni Van Allen. E se l'abbiamo fatto non è stato un problema, se l'abbiamo incrociate abbiamo costruito sia la navicella che le tute per non dare problemi agli uomini. Non si fa qualcosa solo per sperare che funzioni, si studia per vedere quali sono le minacce, l'ambiente, e poi si decide quanto deve essere spesso il metallo sulla navicella per passare attraverso questo tipo di radiazioni o questi tipi di meteoriti che non crei danni. E l'abbiamo costruita con questo modo. La cintura va da 1000 miglia a 25.000 miglia sopra la Terra. Allora ci siamo passati giusto attraverso. Nessun effetto su di voi? Nemmeno lo sapevo e non penso nessuno. Forse qualcuno ha detto che siamo passati attraverso la cintura di radiazioni, ma non abbiamo sentito nulla all'interno. Non abbiamo avuto alcuna ulteriore radiazione. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. Radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. Naturally, we have to pass through this danger zone twice, once up and once back. Tornando alle ultime info attraverso il canale innovativo The Secrets of the World, abbiamo compreso che oltre ai moderni sostenitori delle teorie come Léon Foucault, periodo 1800, Henry Cavendish, sempre 1800, Albert Einstein, fine 1800, Gaspard Gustave de Coriolis, inizio 1800, e molti altri che hanno contribuito con le loro teorie a sostenere il credo eliocentrico foraggiato non solo dalla NASA ma dai media di regime. Fra questi nomi dobbiamo aggiungere anche un archeologo, Jean-François Champollion, detto Champollion il Giovane. È considerato il padre dell'egittologia, avendo per primo decifrato i geroglifici nel 1822. Come abbia fatto, dopo tutti questi millenni, a tradurre i geroglifici, mistero della fede. Se avete voglia di scoprire la falsità delle sue traduzioni, gustatevi il video I misteri degli egizi, pillole sull'energia e simboli dal canale The Secrets of the World, e vi si apre un ulteriore spiraglio che mostra altre menzogne sugli insegnamenti fasulli. Tutto questo per arrivare ad un nuovo tassello per me, Atlante che sostiene il mondo. La domanda spontanea è: ma se sostiene il peso del mondo, dove poggia i piedi? Nel vuoto dello spazio? Questa che vedete è la traduzione automatica del sito in lingua inglese Atlante. Leggiamo qui. Nella mitologia greca, Atlante è un titano condannato a sostenere i cieli o il cielo per l'eternità.
Vi mostro questa immagine perché la pagina in italiano inizia con altre cose, anche se poche righe in basso si legge: Diodoro Siculo scrive che Atlante fu il primo a rappresentare il mondo per mezzo di una sfera e per questo motivo si diceva che portasse il cielo sulle spalle. È un po' contraddittoria questa frase, non vi sembra? Vediamo la statua. Vi sembra il mondo quello che porta sulle spalle? Con i segni dello zodiaco? Questa è l'immagine di Calderon della barca. Vi sembra il mondo quello che sostiene? Anche qui sono disegnate le costellazioni. Questa pittura invece è di Stieg von Heinrich Altergräber, 1550 circa. Atlante e le Esperidi. Fate le vostre ricerche perché anche qui hanno cambiato quello che pittori e scultori hanno cercato di trasmettere alle future generazioni, siamo noi, le verità che avevano ricevuto. Ricordate che George Orwell nel libro 1984, scritto nel 1948, si legge: ogni disco è stato distrutto o falsificato, ogni libro è stato riscritto, ogni immagine è stata ridipinta, ogni statua e ogni edificio è stato rinominato, ogni data è stata modificata e il processo continua giorno per giorno e minuto per minuto. La storia si è fermata. Sta a noi, liberi ricercatori e libere ricercatrici, rimetterla in moto. Grazie e alla prossima. Dino.